cura un attimo il palco, la gestione di chi va e chi viene. Allora Fabio, il tempo vi ha dato una mano oggi, forse un po' meno nei giorni scorsi. Com'è andata questa edizione? Beh, ieri e oggi il tempo era bello, purtroppo giovedì e venerdì sono state annullate le serate causa maltempo e non è andata benissimo, nel senso che anche ieri sera faceva freddo. Adesso alle tue spalle cosa sta accadendo? Chi si sta esibendo? Allora, alle mie spalle c'è il palco piccolo, che è il palco del Nistocchino, e in quel palco lì si esibiscono gli emergenti, diciamo, i gruppi emergenti, gruppi nuovi che vogliono farsi vedere, vogliono farsi sentire anche a Nisto. La peculiarità di questo piccolo palco è che è un contest, per cui chi vince l'anno dopo canterà nel palco grande. Allora, questa è la nona edizione e l'idea nasce da Vittorio Bettoni, che è il presidente, e da altri amici che hanno scelto questo scenario tra le montagne per portare la musica, il blues inizialmente, ma che poi si è spaziato su tutti i generi musicali, e fare un bel concerto. Cioè, l'idea è questa, cioè vivere la musica in libertà, come dovrebbe essere la musica, cioè libera, senza vincoli, senza biglietti da pagare. L'unica cosa che noi chiediamo è di rifornirsi un attimo al bar nostro, e chi ha voglia, chi ha la possibilità di diventare socio dell'associazione per permettere di continuare negli anni. Questo è il nono anno, speriamo di arrivare al decimo. Ricordiamo anche un sito, se è di riferimento, che è Let the world know.